perfetto, per tutto. E lo fa con la prima azione d'attacco in cui Mister De Sanctis immediatamente rinuncia al portiere per schierare il settimo giocatore di movimento, che è stato Bonelli, che sta in questa posizione di centrale, costituendo il proprio portiere. Vediamo intanto come sono gli altri giocatori schierati in campo dal tecnico De Sanctis. Sono alla destra verso la sinistra dello schieramento offensivo, Mondano, con un ruolo di uscita, con un ruolo di 69, un ruolo di ala, Daniel Ricciuti, con un ruolo di terzino destro. Stefano Di Mario, Stefano Del Toro e Cascone. Non è in campo un po' rischiato, anche se
Yeah.
Pronto a chiudere e niente meno.
erano di alto allora, in campo intanto vediamo uno dei giovanissimi fondanti, e cioè Cristian Marrocco, nel ruolo di terzino destro. Ora va a scambiarsi di posto con Salvatore Nelli, entrato in campo anche in questa azione a sostituire il portiere. No, non è così, la scuola questa parte, quindi non rinuncia al portiere per questo attacco la formazione fondante. Pallone per Marrocco che si alza, fa tutto bene, il suo tiro però termina alto sulla porta, si prende la Lopez, però è anche fermato fallosamente il numero 5 Fontano al momento di andare alla conclusione, motivo per cui la coppia arbitrale fanno ripartire il gioco ancora una volta dai 9 metri. È bello questo passaggio ora di Cristian Marrocco per il podio capitano gioventù, esperienza, limitata, proprio più, che porta alla rete del 10 a 7, nel campo, non c'è attenzione più di un po' di stabilito, si dice anche il risultato, ma non c'è stato più di un po' di con Zizzo che prende il campo nel ruolo di ala sinistra, Cristian Marrocco si accentra, scarica su Rettuti, un po' di confusione da parte dei fondali in questa fase, ma Rettuti ora va a trovare una bella Rettuti e riesce a superare il portiere avversario per la rete degli 11 a 8 quando sono arrivati esattamente al metà della prima azione di gioco. Nella di fatto per il Palermo di Palma per Marrocco. Marrocco avanza il palleggio, poi scarica per il proprio capitano Stefano Di Maria, passaggio per Recchiuti che dietro la schiena perde un altro vestito, oggi a lui c'è una prateria e il numero 69 condanno prontamente la per la rete del ruolo di 4 12 a 8 per la formazione di campo, 15 minuti e mezzo questa prima posizione di gioco, in campo ora anche il numero 7 della formazione siciliana Mondella. Il numero 4 no, ma non è ancora in campo, ora Aragona, un bellissimo passaggio da Luce proprio il numero 2 Soista che subito spesta la prima posizione per un bellissimo, bellissima conclusione dall'ala che supera il portiere di Pappa per la rete del 9 a 12. Ancora un'erica non centrale, rimasto invariato il versante destro dell'attacco finale, ovviamente sta funzionando di più per il tecnico locale, dall'altra parte invece è cambiato il versante destro con il destro di Marrocco e destro nel ruolo difensivo italiano. Ancora Recchiuti ora che supera il proprio versante destro nella terza di fase, c'è l'ammonizione del numero 7 Mondello e si riparte dai 9 metri per l'attacco fondale. Ora con Recchiuti, Nelly, Marrocco, parte Zizzo ora dall'ala, si accentra, scarica su Nelly, Nelly che sforna su questo destro, Marrocco si incrocia con Recchiuti, l'ottimo passaggio per il taglio di Zizzo, per il taglio di Zizzo che però è fermato velocemente nel cuore della difesa, insieme ai tre avversari. Ora Nelly, palleggio. Poi scarica su Di Manno che è uscito nel semestre avversario, ancora una volta il taglio di Zizzo, termina bella, dall'altra parte ora Marrocco, bella la posizione, sfortunato, tocca a entrambi i pali come della classica, porta avversaria, il tiro di Cristian Marrocco, e può ripartire la formazione termina con Marrocco, però per forza, il palo in mezzo, il palo di sfondamento, ai danni della scuola, di palla. Murano per Marrocco, si accentra, ottimo lo spazio, la personale di Marrocco, di Marrocco, di Marrocco, di Marrocco, di Marrocco, di Marrocco, per il nuovo più 4, 30 a 9, in favore della CCC, di tutto il mondo. Per Aragone, una tanto che invece sia che palleggia poi scarica su ancora una bella posizione di Zizzo, ha cambiato angolo di tiro, ha guardato il portiere all'ultimo, lo ha trascinato sul primo palo per la rete del 13 a 10, si
sta segnando molto, 23 reti già segnate in 18 minuti di gara, quindi difese un pochino quantomeno a lei per non distrarre. Per questa ultimo atto della regola azione, che però di fondamentale importanza per i fondali, che sono chiamati a vincere per entrare nella pool playoff, per la parte più importante. Però direi chiudere ascoltando la risposta di questo. E sono tornati a due per lunghezza di vantaggio Fondi su un Chilona che non vuole fare, almeno non vuole impersonare come il ruolo di vittima tradizionale. Di seguire Stefano Di Marco, fermato immediatamente il numero 13 della formazione Fondana. In campo rientrano Francesco Cascone, Stefano Del Torre, escono Pestillo e Recchioni, quindi un po' di fiato anche per gli interpreti del settore destro dell'attacco Fondano. La prima parte del gara fugge il pallone dalle mani di Onelli, che ha subito fallo a favore della squadra di casa. 13 a 11 sono passati 20 minuti di gioco in questo primo tempo. Cambio di ruolo in due. Il cuore carica con il blocco, il cuore può portare avanzato, quindi tutta la prima partita la formazione fondale. Visto il passaggio al palo, la squadra avversaria. Thank you.
giocatore avversario. Passa per la sua stanza, per una volta raccoglie il passaggio con Elli per il gioco a due. E c'è la difesa in aria di Aragona. La parata per iniziare a stare intanto di un bella parata. Stefano Di Marco. Ma gli altri non hanno segnato il dei 7 metri, le difese in aria. Capitano, numero 3 della formazione Palermo. Quindicesima per la propria squadra e ora
due minuti la panchina per il Palermo, praticamente è stato
Pronto per il secondo tempo di questa partita, prevole per l'ultimo turno della regular season del campionato di Serie A, prima divisione nazionale, girone C. E in questo secondo tempo, verso la destra dei vostri schermi, attaccheranno i giocatori ospiti del Genoa Palermo, che hanno chiuso in svantaggio da 16 a 18, la prima frazione di gioco, a cospetto dei padroni di casa, della caccia in banca popolare di fondo. Speriamo di vedere una caccia un po' diversa, più concentrata. Parte intanto dalla 5-1 difensiva, perché sono Marco Lorenzi, la cosa che sono davanti a un po' alla fonte del gioco del Milano, il Milano numero 3, quale sta la Maradona, il servizio attivo sulla mantia, che raccoglie il pallone, commette la canzone di aria, tra l'altro il portiere Scavone, appena entrato in campo, aveva respinto molto ferro il tentativo del pivot avversario. Quindi sarebbe stato comunque nulla di fatto, l'offensiva ospite. Il pallone quindi per la parte del contrario, per un po' di tempo del posto, fa scarare subito per Marco Lorenzi, bello, la sua seconda marcatura personale che vale in più 3, 19 a 6 per la categoria, tutti erano valenti. Ancora Marco, questo è il suo mantenuto in campo anche in questo inizio di ripresa il giovane numero 11 più Daniele Muffini del cuore della difesa fondante in questa circostanza Saizza per un anno il passaggio è intercettato e poi Muffini a lanciare estremamente destino velocissimo rispetto a prima, ma non fa nulla, ma con la stessa tranquillità.
più 6. Passaggio che diventa ora un'azione tranquillità per i fondari, ancora una volta il palo per il Valermitano, poi il bravissimo Saitta che dall'ala 4-4 nel riprendere la ribattuta del palo e battere il portiere Scavolo. Può rientrare in campo che segna, gli fa posto nuovamente il quarto Scavolo. In campo numero 63, fondari, 5-1 anche per il Palermo. Confusione di Daniel che chiudi per il nuovo più 6. Dall'altra parte Manno per 6. Per un passaggio molto falsato da Ragona, Ragona riesce a raggiungere il pallone ed è fermato pallosamente. Ancora Ragona, assist per la manchia, dall'altra parte di quello che ha il pallone, non può raccogliere per andare alla prestazione. Precise il passaggio anche di Ragona, ora prima fase in questi primi 5 minuti della ripresa, c'è molto del suo in questo più 7 che adesso vede il punteggio esattamente nelle mani della squadra di Gambia. Ancora Montello, Paragone, ancora diventa la struttura personale, buono lo spazio che era stato creato dal numero 26 Lopez, ma il capitano Palermitano è stato fermato. Il dottore è bravissimo questa volta a chiudere proprio per stare diretto. Ancora Danno per Montello, senza la struttura personale numero 11 Pupil, fermato assolutamente il suo taglio. Il punteggio che resta con 24-17 5 minuti e 45 secondi della ripresa. Danno ancora per Montello che si libera molto bene di figlio, però poi sfugge il pallone numero 7 che scavano a andare e spenta la mia Lauretti e questi possono ripartire i giocatori palermitani. E dai, c'è stato in campo lui, è di campo, ma stai zitto laggiù in fondo, è di campo. 15 secondi della ripresa, anche l'ora va smentisce puntualmente Alessandro Ragona con questo sottomano che non prende nettamente il portiere. Comanda l'arbitro di campo, non di fondo. È una regola. Chiama a sé i due giocatori, il loro contento, il numero 7 Montello,
Prima!
Italiano. Rete 30 a 22. Per due minuti ancora una superiorità numerica per da parte della squadra ospite. Il tempo è 16 minuti e 15 secondi in questo secondo tempo, vedi avanti la squadra di gara 32 a 22. Senza ancora, la prima di Gallara, Gallara, non sbaglio, il giocatore numero 2, Siciliano. Come ha fatto 5 su 5, quindi che ha sbagliato, non sbagliato. La stagione individuale di Palermo,
momento della corsa, è stato un fallo volontario, ma non lo avrei fatto. Il giocatore è molto forte. E ora, per il protesto, si è molto dalla coppia arbitrale. E poi da origine di un po' più. Thank you.
Arbitro! L'esclusione temporanea ci sembra di poter dire tutto in questo caso, però questo prego di un fallo fino alla parola. E ora c'è la bella, la nostra, il pannoletto di Marito.
situazione di contravvenzione. Prima parte, prende il cappello. Prende il cappello. Prende il cappello.